Cenerentola! Dai, vai a sedere a posto, ma guarda te, batti la fiacca, eh! Io non lo so! E poi non dire che sono io che ti faccio fare tante faccende, che sei tu che sei lenta! Non è certamente colpa mia! Cenerentola! Siediti! E ricordati che devi pulire il cortile. E poi dopo devi pulire tutti i vetri, cosa ti credi? Come si fa a vedere il mondo dai vetri sporchi, no? Un minimo di decenza. Morte lasciò in eredità ai suoi tre figli un mulino, un asino e un gallo. Così al primogenito lasciò il mulino, al secondogenito lasciò l'asino e all'ultimo genito, l'ultimo che era nato in quella famiglia, lasciò un gatto. Come un gatto? A mio fratello maggiore è capitato il mulino, al mio fratello secondo l'asino, ma il gatto. Padre, che cosa me ne faccio io di un gatto, padre? Allora, io mi chiamo Ilaria Gelmi, vengo da Parma, sono venuta qua a Effetto Venezia con delle fiabe. Adesso sono partita dalle fiabe di Perrault, ne ho scelte quattro. E quindi ho fatto Pollicino, Cenerentola, Il gatto con gli stivali. E poi dopo un po' uno si dimentica che non l'ha fatta, non so più come l'ha fatto, ma tanto adesso arriverà. E quindi mi sono divertita anche a raccontarla in un modo diverso, una è tutta narrazione, l'altra è con l'organetto, l'altra con oggetti, l'altra è il cappuccetto rosso che è raccontata da quei bambini. L'ho creata come se fossimo una compagnia e loro facevano tutti i personaggi. E sono venuta con delle fiabe perché io racconto storie e faccio spettacoli per bambini.